La giocoleria, l'arte di lanciare oggetti per aria e riprenderli. Tipo questa è una pallina, uno dei più classici oggetti della giocoleria. E il primo esercizio è abituarsi a tenere le mani distanti. Ecco, così. Tenete i gomiti lungo i fianchi e vi lanciate la pallina da una mano all'altra, così. Così vi abituate anche al peso della pallina, ad occhi chiusi, andando avanti e andando indietro, andando avanti e andando indietro, saltellando. Con una pallina, così, 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 così. Battiamo le mani e riprendiamo, battiamo le mani e riprendiamo, battiamo le mani e riprendiamo. Tac, tac, tac. Con due palline è così. Uno, due. Allora, si lancia la pallina quando questa è nel punto più in alto, nell'apice, diciamo, lì lanciate l'altra, ok? Poco prima che cominci a scendere. Quindi, uno, due, uno, due. In prospettiva si lancia la seconda pallina sotto la prima, ok? Guardate, uno, due. Non vi resta altro che fare tre palline. Quando la prima arriva nel punto più alto, si lancia la seconda e così via. E quello che vi consiglio è iniziare a fare un giro, cioè a fare tre lanci. Così vi faccio vedere. Uno, due, tre. E fermate. Poi partite di qua. Uno, due, tre. No. Per poi... Vedete quegli attrezzi là? Si chiamano cigar boxes, gentleman juggler, scatole di sigari. All'inizio erano vere e proprie scatole di sigari, poi sono diventati degli attrezzi da giocare. Anche alla cieca, yeah! Gentleman juggler. Hop! O anche così, guardate, guardate. Hop! Ecco, quando arrivo a questo punto non so mai come ci si libera. Aspetta, aspetta, proviamo. No, 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 no. No, aspetta, no, no, no. Cosa? Lego, che ricorda un po' il Tetris, veramente. O anche, appunto, i mattoncini Lego. Perché è molto geometrica. E si possono creare
queste figure così. Ecco, no, però se si ricomincia non va bene, eh? Così il bicchiere che volavo. Ecco.